full of peso dimes and get a jumbo bag for fried pork rinds and we'll marinate our American pie. Ciao a tutti, un saluto agli ascoltatori di Radio Blogos. Io sono Lucia Cominoli, siamo qui oggi al Centro Giovanile di Casalecchio per parlare un po' di teatro, un'arte, o meglio un luogo, che spesso l'informazione trascura. Non so quanti di voi ne siano assidui frequentatori, in ogni caso chi più o chi meno, qualora una sera sia finito a teatro, raramente all'uscita ha avuto l'opportunità di dire la sua sullo spettacolo visto, al di là del classico mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Il teatro a volte si dimentica, infatti prima di tutto uno spazio sociale importante, dal quale all'uscita, se lo spettacolo è ben fatto, ci si può trovare cambiati o quantomeno con il desiderio di farsi sentire. A questo proposito, il Teatro Testoni ha dato avvio quest'anno un progetto innovativo, chiamato Agire nella visione, rivolto proprio allo sguardo dello spettatore che attraverso il blog del teatro e gli incontri organizzati dai laboratori d'arte dello spettatore darà libero spazio ai pensieri e alle suggestioni della comunità teatrale, con l'idea di farne anche una comunità di rete, intendendo la rete non nella sua accezione commerciale, ma come l'ideale palestra per una cittadinanza attiva. Fautori del progetto sono stati Cira Santoro, direttrice del Teatro Testoni, e Carlo Infante, ex critico teatrale, oggi una delle figure di riferimento dell'universo multimediale in campo culturale. Per saperne di più, abbiamo chiesto a Carlo di spiegarci con quali presupposti e desideri sono state tracciate le linee del progetto. Io voglio emancipare il concetto di teatro dal concetto di estetica e dal concetto di linguaggio e tanto più di arte. Il teatro non è un'arte, se l'hanno fatta diventare un'arte. In che senso? In UE. Riducendola, il teatro è il primo medium di comunicazione, il teatro è importante, quanto è importante l'alfabeto, io direi di più, perché senza il teatro non si sarebbe diffuso l'alfabeto all'interno del sistema occidentale, perché c'era il medium corpo, c'era il medium spazio pubblico, perché lo spazio è un medium, cioè è proprio un luogo, se tu condividi un luogo, questo ambiente diventa un modo per trasferire tensioni, significati, stati d'animo. A differenza della dimensione rituale e religiosa, il teatro all'interno della polis greca ha emancipato lo spazio, perché c'era lo spazio privato, lo spazio spirituale, lo spazio reificato per ciò che viene definito il mito, la religione, il rito, e poi lo spazio del teatro, che se vuoi è il mattoncino, l'elemento costitutivo della società civile, della polis. Quindi dire che il teatro è un linguaggio, dire che il teatro è un'arte, è ridurlo del 70% del suo valore. Per questo io considero tutt'oggi, nonostante tutto il lavoro di riduzione che ha fatto il mondo del dramma borghese, i sistemi professionali dell'attore, i critici del teatro, gli storici del teatro e tutto questo, voglio riconoscere al teatro che sia una palestra di cittadinanza attiva, un modo per poter condividere la propria mente con gli altri. E ho utilizzato la rete semplicemente per promuovere dei laboratori d'arte dello spettatore. Quindi al di là del fatto che nel teatro ci possono essere delle nuove tecnologie che sono funzionali o alla drammaturgia o alla regia o alla scenografia, cosa che accade, e per alcuni aspetti può essere interessante, ma dopo un po' diventa una cosa barocca e non mi interessa più. Cioè da una parte nel teatro arrivano nuove tecnologie che sono nuovi spettacoli con certe caratteristiche, vabbè sì, ma non è il punto. Mi interessa moltissimo, la cosa sembra talmente semplice che non viene presa bene in considerazione, l'utilizzo di internet, della rete, per poter mettere in rete tra di loro gli spettatori. Allora questo fa ridiventare, fa riscoprire che nel teatro c'è un principio attivo, questo di essere palestra di cittadinanza attiva, facendo condividere agli spettatori i loro sguardi, e che il teatro è più degli spettatori che degli attori, il luogo dello sguardo, che significa che il teatro accade nella mente dello spettatore, ma quasi nessuno degli spettatori quando torna a casa lo ha condiviso, se non fisicamente seduto su una poltrona vicino a qualcun altro. Sì. E non è che uno può pretendere il dibattito, ma c'è la rete fatta apposta per accogliere il feedback, tant'è che la rete oggi, nel 2008, si parla sempre, sempre di più di web 2.0. È la seconda fase di internet che corrisponde, ed è da qualche anno che la cosa è in moto ed è nata dal fenomeno del blog. Web 2.0 significa contenuti generati dagli utenti, significa che la rete siamo noi, il teatro siamo noi. Allora, io credo che su questo sì, ci sia da giocare una fortissima scommessa evolutiva,
ma che riguarda anche il rapporto che c'è con lo spazio pubblico nel suo complesso, che riguarda il rapporto con la politica, che non è tanto l'esercizio della coscienza critica. Ah, ecco, scrivi sul blog, ed è la cosa che sto facendo da casa lì. È basata su un blog semplice, semplice, semplice. La cosa ideale sarebbe che gruppi di spettatori, quelli che io chiamo i focus group, si potessero organizzare tra di loro, incontrarsi, perché semplicemente ne avete, anche se ogni tanto vale la pena che nei foyer del teatro si incontrassero il focus group dei pensionati, il focus group degli studenti universitari, il focus group è del creative camp, eccetera, 4-5 persone per gruppo, dice, ah ecco, ma tu sei quella, ma perché hai scritto quella cosa, visto quello spettacolo, quella cosa non l'ho vista. Allora, su questo nessuno fa un lavoro, al massimo quando va bene fanno un lavoro di marketing. Sì. E io sostengo questo. Anche per far capire questa cosa ai teatri pubblici, come nel caso dell'ERT, del Teatro di Casalecchio, utilizzate anche questo potenziale per fare marketing, però marketing intelligente, un marketing relazionale, un marketing che si fondi non sulla vendita di prodotti, di servizi, ma sull'intercettazione della domanda, di come profilare la tua offerta sulla sollecitazione della domanda che tu hai individuato. Questa è una questione che non è solo teatrale, non è solo culturale, ma è sociale, è economica e diciamolo anche politica. È il teatro, che non è solo quello che accade sulla scena, ma è tutta la sua eco. Molto appassionante, non c'è che dire, le parole di Carlo. Bene, da questa lunga dichiarazione di intenti, noi prenderemo spunto per inoltrarci con la nostra web radio nelle iniziative e gli incontri del Teatro Testoni, per toccare con mano e soprattutto tra il pubblico gli effetti eventuali non effetti del progetto, oltre che ovviamente occuparci dei contenuti artistici del giorno. Se tutto questo vi ha incuriosito e all'uscita del teatro vorrete dire la vostra, basta andare sulla piattaforma web del Testoni, www.teatrodicasalecchio.it. Inoltre, sui materiali promozionali e stampa potrete trovare un codice barre, il Matrix Code, una soluzione di interaction design che vi permetterà di trasmettere, qualora lo possediate, sul vostro camera phone, testi e indirizzi web di approfondimento. Per il momento è tutto, noi vi aspettiamo numerosi per i prossimi appuntamenti. Buona giornata e a presto da Lucia.